Siamo con Samuel Guerra dopo la sconfitta in semifinale del Davos contro il Team Canada. La partita si è decisa negli ultimi minuti, però quella rimonta da 4-1 del Team Canada fin sul 4-4 l'avete pagata a caro prezzo. Cosa non ha funzionato in quella gestione del risultato? Ma niente, nel secondo tempo forse non c'eravamo tanto con la testa, ci capita spesso. Il Canada ha sfruttato la situazione e ha subito recuperato il risultato. Ho già detto in un'intervista, ci manca un po' di esperienza, chiaro, squadra giovane, tutto quello che vuoi, ma quelle partite qua bisogna portarle a casa. L'impressione è che stiate anche forse pagando un po' tutti gli infortuni del momento, si sono aggiunti purtroppo anche Forster e Guerra, Sciaroni oggi, in vista della ripresa del campionato, non facile con il doppio scontro con lo Zurigo, insomma la sfortuna non sembra andarsene. Sì, però noi la vediamo positivo, sappiamo che siamo sfortunati al momento, ma cerchiamo di dare spazio ai giovani e di vincere lo stesso le partite e non le prendiamo come scusa. Comunque questa sera la Spengler si è dimostrata un torneo duro, non facile, squadre molto attrezzate tecnicamente e fisicamente. Durante le partite abbiamo visto anche qualche bagarre, dei scontri abbastanza duri, insomma proprio amichevole, non è come si vuole far credere ogni tanto. No, chiaro, quando si è qua si vuole andare avanti e vincere il torneo, comunque è un onore giocare un torneo così e lo dimostrano tutti, che hanno tutte le squadre che hanno voglia di giocare. Io ho vissuto anche degli anni dove c'erano magari una qualche squadra che non aveva voglia e non è per niente bello, anzi sono contento e positivo che appunto tutti danno il 100% e ci si diverte anche a giocare così. Parliamo un po' di te, tu sei al settimo anno qua a Davos, sei partito giovane dal Ticino, cosa hai imparato, in cosa sei cresciuto di più in questi anni lontano dal Ticino? Ma prima di tutto come persona sicuro ho imparato tante cose e poi hockeyisticamente parlando, niente, l'Arno, il suo stile di gioco è il suo stile di andare sempre al 100%, lottare su ogni disco, appunto non cercare scuse, andare e questo mi mancava un po' quando ero giovane, nel corso degli anni l'ho imparato e mi aiuterà sicuro nel futuro. Ora hai firmato un contratto con lo Zurigo per la prossima stagione, quali sono stati i motivi che ti hanno indotto a fare questa scelta? Ma dopo 7 anni ho imparato appunto le cose basi dell'hockey moderno qua con l'Arno. È arrivato un momento dove devo imparare qualcosa di nuovo sia tatticamente che come squadra, che come organizzazione. Per questo ho deciso di andare a Zurigo, comunque una squadra altrettanto forte che ha anche grosse ambizioni nel campionato e presumo anche in altri tornei. E quindi sono convinto che mi porterà avanti. E comunque crediamo che lasciare un club come Davos dopo tutti questi anni non sia stato facile, oltretutto prendendo una scelta altrettanto coraggiosa di andare in una società competitiva come lo Zurigo. Sì, esatto, prima di tutto il gruppo, io mi trovo ancora molto benissimo, è stato veramente difficile, ci ho messo anche parecchi mesi a prendere la decisione, perché appunto qua è un bel ambiente, però appunto ho deciso, o mi sono detto, se cambio squadra devo fare un passo in avanti e non indietro, e per quello mi sono deciso di andare a Zurigo.